tutto da rifare. Il piano della sosta e l'intera rivoluzione viabilistica voluta dall'assessore Daniela Gerosa vanno completamente rivisti e modificati nel più breve tempo possibile. A chiederlo a gran voce, attraverso una mozione urgente depositata in comune a Como, sono Luca Cerutti del Movimento 5 Stelle e Mario Molteni della lista per Como. Stamani, per discutere di parcheggi, tariffe e viabilità, il ritrovo è stato fissato in un luogo simbolo dei cambiamenti, Piazza Roma. Innanzitutto andrebbe annullata la delibera del 1995 che classificò l'intero territorio comunale come zona di particolare interesse urbanistico, sollevando di fatto l'amministrazione dall'obbligo di riservare una quota di parcheggi alla sosta gratuita, si legge nelle prime righe del documento a doppia firma. L'intento è quello di impegnare la Giunta in un lavoro completo di revisione delle zone di sosta presenti in città, prevedendo per ogni area un prezzo adeguato o la gratuità dove necessario. Il piano della sosta ormai è mutato dal 2001, aggiungono i due consiglieri, mentre per legge andrebbe rivisto ogni 2 anni. Siamo nel 2013, va fatto ordine. Quindi il discorso si concentra sull'incremento di stalli a pagamento. Dopo la chiusura della Ticosa, con i suoi 500 posti, l'aumento dei parcheggi blu ci pare un modo per fare cassa, ribadiscono i consiglieri comunali. Altro argomento scottante è Piazza Roma, destinata ora solamente a parcheggi gialli. A noi risulta come la piazza dovesse essere riqualificata. Nel bilancio stesso è stato approvato un emendamento, proposto dalla maggioranza, che prevede di rivitalizzare la zona, dicono Molteni e Cerutti. Ci domandiamo che cosa intendesse dire la Giunta. Riempire di strisce gialle la piazza e basta? Attendiamo di capire come si intendeva riqualificare Piazza Roma, che anche oggi, sabato, è praticamente deserta. Infine le tariffe. Basta vedere i prezzi elevati per parcheggiare, ad esempio in zona ospedale Valduce, in via Dante, si paga 1 euro la prima ora e 2 euro le successive. Noi, in passato, abbiamo chiesto di prevedere tariffe agevolate a ridosso dei presidi sanitari o dei pubblici uffici. Stiamo ancora aspettando una risposta, concludono Luca Cerutti e Mario Molteni.